dalla paura alla gioia per una salvezza che arriva proprio al photo finish. La Turris Valpescara timbra la permanenza nel campionato di promozione, permanenza che invece il Silvi vede svanire nel finale dopo aver condotto nel punteggio per buona parte della ripresa. All'antistadio Flacco va in scena una sfida da dentro fuori che per oltre un'ora il Silvi gioca decisamente meglio. Sul piano dell'atteggiamento e dell'applicazione tattica gli ospiti si fanno preferire. E nel corso della prima frazione la produzione offensiva è tutta rosso-blu. Protestano gli ospiti al 22esimo, azione insistita nell'area avversaria. Sulla conclusione a botta sicura di Sorgentone c'è un salvataggio sulla linea di porta. Con le mani secondo gli ospiti, ma per il direttore di gara è tutto regolare ed è solo calcio d'angolo. Gli ospiti, senza guida tecnica in panchina, insistono. Al 27esimo è largo il tentativo mancino di Sorgentone, innescato da Memmo. Vantaggio che il Silvi sfiora ancora al 40esimo con il sinistro alto di Corneli da ottima posizione. La Turris, abbastanza compassata sul piano del ritmo, si vede solo in pieno recupero con l'abbordata dalla distanza di Toledo, sventata dall'ottimo 40. La ripresa non muta gli scenari, anche se il Silvi resta subito in 10 per il doppio giallo rimediato da Sorgentone. Gli ospiti non si scompongono più di tanto e giocano soprattutto sulle ripartenze. Al 10° Evangelista soffia la sfera ad Antonio e poi finisce giù in aria. L'arbitro fa proseguire tra le proteste. Ma dopo 5 minuti il match si sblocca. Evangelista vola via in contropiede, in area si libera per la conclusione mancina ma viene esteso. Il rigore questa volta è solare. Dal dischetto 100 rame, lucido e preciso. La partita inevitabilmente cambia ancora, la Turris inizia ad attaccare a testa bassa, mentre il Silvi si compatta ancora di più nelle retrovie. Del Zotti nel frattempo mentre dentro forze fresche e la Turris inizia a confezionare palle gol a ripetizione. Al 31esimo Cortez da poco in campo, calcia alto da ottima posizione. E poi al 38esimo entra in scena 40, portiere ospite, eroico nell'opporsi al doppio tentativo ravvicinato di Toledo. Il fortino ospite cede al 41esimo. 40 dice di no a Lazzari e Ragnoli, ma nulla può sul tap-in ravvicinato di Toledo. Il Silvi ormai è sulle gambe e la Turris fiuta la possibilità di salvarsi senza arrivare ai supplementari. Il gol del successo arriva in pieno recupero, Cichella rimette nel mezzo e Kelly di testa buca 40, che questa volta non può nulla. Finisce qui, la Turris ottiene una salvezza meritata ma decisamente sofferta nell'epilogo, mentre per il Silvi il percorso è ancora duro. Con la Fater servirà un successo per evitare la retrocessione in prima categoria.